Oggi vediamo come comandare quattro uscite con un solo LED, praticamente un commutatore diciamo digitale. Ho incontrato questo tipo di esempio una volta mentre studiavo un PLC. Ho pensato dunque di riproporvelo con Arduino. Il circuito è molto semplice, anche in questo caso avete un tasto con quattro LED e il tasto gestisce cinque stati, cioè tutti i led spenti, cioè tutte e quattro le vie di uscita spente ad ogni pressione del led si accende in modo sequenziale una delle uscite e alla quinta pressione si spengono tutte praticamente è una specie di commutatore, invece che ruotare una manopola premendo il led fate accendere in modo sequenziale quattro vie vediamo come fare il circuito per questo sketch è abbastanza semplice, quindi è formato dal solito pulsante collegato al pin 2 come quello del video precedente praticamente, e con i quattro LED collegati ai pin 1013 tramite la resistenza da 270, la resistenza del pulsante da 10K. Questo sketch simula il funzionamento di una specie di eh, commutatore comandato dal, dal singolo tasto, cioè con un singolo tasto vado a accendere di volta in volta uno dei quattro LED. Per gestire questo... Comportamento, è necessario uno stato che viene modificato appunto per andare ad accendere i LED in sequenza. Iniziamo definendo la variabile di tipo intero chiamata stato e la mettiamo pari al valore 9. Metto 9 perché utilizzo i pin da 10 a 13, con 9 è un pin che non usiamo quindi è come se fosse scollegata. Potevo mettere anche 0. Eh. Nella parte setup definiamo i pin di uscita, pin mode. 10 output copio 4 volte anzi 5 e vado a definire il pin 11 12 13 come uscita e il pin 2 come ingresso il pin 2 è quello a cui è collegato il tasto nello sketch vado innanzitutto a leggere il tasto quindi digital read 2 se il tasto è stato premuto cioè è high allora vado a fare qualcosa, vado a incrementare lo stato con stato più più è una scrittura compatta che equivale a stato uguale a stato più 1, cioè prende il valore di stato e lo incrementa di 1. Stato corrisponde praticamente al numero del pin da accendere. Inizialmente abbiamo messo 9, la prima volta che premo 9 sul pin 9 non c'è collegato nulla, la prima volta che premo il tasto. Con stato più più, stato passa a 10, quindi sarà acceso il LED collegato al pin 10. Mettiamo un delay di 200 per evitare gli effetti di rimbalzo, quindi come semplice debouncing, per accendere il LED devo prima di tutto spegnerli tutti. Quindi digital vry 10 low, lo copio quattro volte. 10, 11, 12, 13. Spengo tutte le uscite e poi vado ad accendere l'uscita selezionata il valore del pin da accendere è quello contenuto dentro stato Mi metto i allora, facendo così la prima volta accendo il primo led alla seconda pressione si accende il secondo il terzo il quarto e dopodiché non ritorna più da capo un sistema semplice è quello di andare subito dopo l'incremento della variabile stato dove ho messo stato più e con un if dico stato maggiore di 13, e allora rimetto stato uguale 9, lo rimetto nella condizione iniziale. Proviamo a caricarlo, a vedere se fa quello che deve fare, premo il tasto, che prima volta si accende il primo LED, il secondo, il terzo, il quarto e poi riparte da capo. Dopo il quarto LED la pressione del tasto li spegne di nuovo tutti, in modo che riparta dalla condizione iniziale. Si può eventualmente gestire utilizzando il modulo per semplificare la, la parte con l'IF che ad alcuni programmatori non, non piace molto. Magari provate a farlo come esercizio. Lo schema che abbiamo visto oggi era abbastanza semplice, spero, e non dovreste aver trovato difficoltà. Nel caso fatemelo sapere. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. A domani. Ciao!